Domenica prossima il Volley Soverato affronta in casa il Ravenna nel match valevole per la terza giornata di ritorno del campionato Lia 2 Girone Est con il direttore tecnico Antonio Vagliengo. Allora commentiamo questo momento positivo della squadra e al contempo presentiamo anche l'avversario di turno, un avversario ostico. Praticamente si affrontano la terza e la quarta in classifica rispettivamente di questo Girone Est, quindi sarà una partita stimolante ed avvincente. Sicuramente la partita, il momento nostro è positivo, veniamo da, nelle ultime sette partite abbiamo vinto sei partite su sette. L'avversario è ostico, ma è ostico per tradizione, perché Ravenna già anche negli anni scorsi è sempre stato un avversario di tutto rispetto, ben guidato, un'ottima squadra. Per cui sicuramente siamo consci delle difficoltà, ma come sempre affronteremo la partita a viso aperto e cercando di imporre il nostro gioco e di riuscire a inanellare un'ulteriore vittoria. Sarebbe una vittoria molto importante perché ci permetterebbe di staccare ulteriormente una diretta rivale per la zona diciamo alta della classifica. Ecco, domenica scorsa è arrivata una vittoria casalinga al tiebreak con Martignacco, è stata una partita difficile, il Soverato alla fine è riuscito a spuntarla al tiebreak, indice anche comunque del fatto che questa squadra non perde la lucidità, ha vinto due tiebreak consecutive nelle ultime due partite, queste sicuramente sono un segnale importante in vista anche di una crescita oltre che tecnica e tattica anche dal punto di vista caratteriale di questa giovane squadra. Ma diciamo che questa squadra sicuramente ha dimostrato in tutte le partite, forse eccezione, forse una sola dove effettivamente non abbiamo fatto una prestazione all'altezza, ma in tutte le altre partite abbiamo giocato al massimo e la testimonianza sono i tiebreak che vinciamo anche nettamente. Tu ne hai citati due, ma te ne cito un ulteriore anche con Macerata vinto in casa nella partita precedente. Cosa significa? Che la nostra cifra tecnica è importante, la nostra cifra fisica è altrettanto importante. Lo staff, è inutile ripeterlo, ma è uno staff di altissimo livello, per cui sicuramente la preparazione della squadra è ottimale ed è quindi all'altezza per affrontare questo tipo di partite ad alto livello. Andiamo infine ad analizzare, a presentare nello specifico l'avversario di turno. Ravenna, dicevamo, squadre divise da tre punti in classifica, anche se bisogna sempre poi conteggiare il turno di riposo che ciascuna squadra aspetta per via del numero dispari delle squadre del girone est. All'andata finì 3-1 per Ravenna, un girone dopo. Come la possiamo presentare questa sfida? La sfida è sicuramente impegnativa, la testimonia che all'andata noi non abbiamo perso la partita, per cui dovremo stare molto attenti. Sicuramente è un avversario ostico, ma alla nostra portata, dipende molto da noi, dalla nostra intensità, dalla nostra brillantezza e dalla voglia di imporre il nostro gioco. Se riusciamo a esprimere queste tre caratteristiche in campo, difficilmente usciremo sconfitti da questa partita. Con Anna Salimbeni, giovane palleggiatrice del Volley Soverato, presentiamo questa sfida di domenica prossima in casa con Ravenna, la seconda consecutiva partita casalinga, per dar seguito al momento positivo e alle vittorie che avete inanellato nelle precedenti prestazioni. Assolutamente, abbiamo diciamo un periodo di appunto due vittorie consecutive, molto importanti oltretutto, perché comunque quella di Vallefoglia e poi quella di Martignacco, che comunque poteva risultare molto ostile dato che abbiamo messo molto impegno soprattutto dopo lo stop, e vogliamo assolutamente cercare insomma di riscattarci vista la sconfitta ricevuta in casa di Ravenna durante il girone di andata, e noi ci stiamo impegnando molto in allenamento, in particolare cioè nel senso soprattutto anche per esempio noi diciamo della cosiddetta panchina cerchiamo sempre di essere pronte ad entrare nel caso in cui le nostre compagne abbiano bisogno, in parte per poter diciamo riuscire a provare a risolvere casomai delle situazioni, perché spesso noi veniamo insomma sostituite nel momento proprio un po' più cruciale, difficile, e diciamo siamo molto contente perché comunque vediamo che pian piano, anche se a caso mai entriamo in dei momenti un po' diciamo bui durante la partita, poi in qualche modo riusciamo a ritirarci fuori piuttosto che cadere proprio in un loop che non riusciamo poi a
migliorare. A proposito di questo, facendo un passo indietro, domenica scorsa tu sei stata una delle protagoniste della vittoria di domenica scorsa, chiamata in causa più volte nel corso del match da coach Napolitano, quindi una buona prova la tua e delle tue compagne, è un gruppo molto giovane ma che sta crescendo tutto insieme, questo è importante. Sì, assolutamente, ci sentiamo tutte molto, diciamo, coinvolte comunque, soprattutto durante gli allenamenti, cerchiamo di dare il nostro contributo per, diciamo, le cosiddette ragazze che sono titolari, per cercare di farle allenare nel miglior modo possibile e appunto poi quando possiamo entrare cerchiamo di dare il nostro meglio per poter contribuire. E io ho visto una gran crescita da parte di tutte le ragazze, sia mia che ovviamente di tutte le altre, quindi io, diciamo, sono molto contenta di essere appunto in questo contesto pallavolistico della società di Volley Soverato. Primo anno a Soverato in A2, tu sei una delle giovanissime di questo gruppo, sei qui ormai da diversi mesi, siamo nel girone di ritorno della regular season, possiamo fare un piccolo bilancio se quello che ti aspettavi si sta verificando, come ci stai trovando in questo campionato che storicamente è sempre un campionato lungo e difficile? Allora, io devo dire che mi aspettavo buoni risultati quando ho deciso di venire qui a Soverato, non tanto a livello proprio di campionato e insomma di vittoria con la squadra, perché poi quello, ovviamente, non conoscendo gran parte delle ragazze, non potevo immaginare chissà che cosa. Io mi aspettavo più che altro dei buoni miglioramenti da parte mia, soprattutto speravo di arrivare qua e trovare appunto degli allenamenti, un allenatore, una squadra molto, insomma, competitivi, in modo da poter migliorare, da potermi migliorare e, diciamo, poter entrare in questo contesto di Serie A2 che per me appunto è il primo anno. E devo dire che sono molto contenta perché comunque appunto il consiglio che mi era stato dato per venire qua è risultato molto, molto positivo per me. Sono molto contenta.